Risolvere questo problema dalla via maestra, cioè avere più licenze in disponibilità, e siccome mi pare che fin qui l'intervento dei singoli comuni non abbia prodotto l'aumento delle licenze, che è quello che non ci fa trovare un taxi a Roma, Milano e molte città d'Italia, questa proposta di abbinare a chi ha già una licenza, una seconda licenza, che c'è l'obbligo o di rivendere o altrimenti torna in disponibilità del comune, voglio dire con un solo provvedimento raddoppiare le licenze. Ci sembra il modo per chiudere anche una fase di polemiche, di contrapposizione, perché tutte le volte che questo argomento si affronta, cosa succede? I taxi bloccano la città, tutto si ferma e quello che non si ottiene è maggiore disponibilità di licenze per tassisti. Io credo che il governo Draghi sia caduto tra le tante ragioni anche per questo. Lei sa benissimo che oltre al tema taxi, ambulanti, la Bolkestein, la gestione delle spiagge, che sono temi che hanno un riscontro elettorale, quindi se questa legislatura e questo governo è in grado di fare provvedimenti su questo, siccome sto entrando a discutere di salario minimo che abbiamo provato e siamo riusciti a portare in aula e finalmente ad aprire anche con la Meloni un dialogo per ottenere qualche risposta concreta e qualche dato concreto, io spero che la maggioranza voglia affrontare questo aspetto, perché se uno la ragiona sul piano della gestione dei consensi, prova a dire ai tassisti non consento a nessun altro di fare questo servizio e loro forse ti sono molto grati. Così puoi lucrare un po' di consenso elettorale, ma fai un pessimo servizio all'Italia. Ancora una volta siamo di fronte alla questione se la politica risponde al consenso, ai bisogni. Io penso che quando si governa i secondi debbano essere il riferimento.